voce strepitosa, vero? Senti il timbro. Che pasta di voce. E la classe con cui presenti. Dico che la classe è pazzesca. Sì, mi fai andare avanti, vedrai che la classe te ne accorgi, scusa, la toccherai con mano. Lo spettacolo che faremo meraviglioso, no? Lo spettacolo che faremo con... Fanculo! Figurati se ti dico fanculo. No, tu mi hai detto fanculo. No, io non dico fanculo, non manco detto al mio commercialista, figuriamoci. Però l'hai detto a me. No, ti ho detto. Sì, l'hai detto a me, ma hai detto fanculo. Ti ho detto fanculo. Me l'ha detto l'altra volta, avete sentito? Aspetta un attimo, cerchi le parole. Gli ho detto fanculo. No, non gli ho detto fanculo, hai visto? Non li hai fatti rispondere. Ma li ho sentiti prima. Mi ha detto fanculo? Sì. Gli altri devono andare da un otorino, Non sono bravo nelle date, tutto 20 anni, sono 88 2008 sono 20 anni. Sì, abbiamo fatto un provino Roselli tanti anni fa, quando ancora non esisteva la trasmissione, non c'era ancora la trasmissione televisiva. E anche se la prima cosa televisiva che abbiamo fatto era Avanti senza spingere. Facciamo un provino a Milano, no? Era per Rai 2. Mario Morini. Ho detto che tua moglie sembra un mobile IKEA. Perché si monta facilmente. Era due mesi che c'eravamo, veramente eravamo in tre poi. Sì, all'epoca eravamo in tre. Ma veramente avevamo cominciato da un mese, giusto? Aveva tirato su uno sketch che era divertente, ci piaceva. E avevamo avuto questa notizia qua. Il terzo ebbe la notizia che c'era questo provino a Milano. Andammo, facciamo il provino e ci presero. E hanno detto, è facilissimo, basta cominciare, ti ricordi? Ti metti insieme in un mese, fai subito una trasmissione televisiva, è fatta. Non è manca andata in onda. Ascolta i tuoi pensieri, Paco. Li senti? No. Li anch'io. E adesso? Neppure. E allora? Che cos'è la morte, Cico? Perché partire e un po' morire? Dipende dalla compagnia aerea. Ma perché non ti siedi? Non mi fido di te. Poi siamo andati a Zelig a Milano. Abbiamo fatto provini più volte, abbiamo fatto settimane di spettacoli a Zelig. Vecchio Zelig, quello strabico, quello che c'è il pubblico palcoscenico e quello del pubblico. C'era molto più pubblico ai lati che non davanti. Ti ricordi? Come non mi ricordo, sì. Però per una coppia era l'ideale, perché ciascuno si occupava di una parte di pubblico un pochino, no? Era divertente quel posto, bellissimo. Poi da lì ci vide Paolo Rossi che ci volle nello spettacolo, facciamo con lui la commedia da 2 lire, che venivamo anche qua a Trieste. E per 2 anni l'abbiamo fatto. Il mio dritto! Il mio quando è il momento si tira su. Ottimista, eh? Spavaldo. Prego, maestro. Sei tu il maestro. Sappiamo da un nostro amico di Genova, Marcello Cesena, che era uno dei Brockovich, che ad Avanzi facevano i provini, perché i Brockovich ne entrarono l'anno prima, Avanzi 2 si chiamava. Ad Avanzi sapevano che facevano i provini per Avanzi 3, abbiamo fatto il provino, con lui che è arrivato al provino, gli ultimi provinati di tutti i giorni di provino, aspettavamo solo lui, ero già lì, perché lui stava facendo un programma proprio di cui parlavi prima, proprio. Amici Mostri. Amici Mostri. E quindi veniva dalla Videa, che era lontano, fuori Roma, e il provino lo facevamo prima invece. Porta, il provino di Videa? In centro, un hangar, sì, cioè, comunque centro città, Roma, e lui arrivò con 45 minuti di ritardo, mi ricordo come se fosse ora, con Volino che diceva, beh, là, andiamo, come torinese, come parla lì.
presto, sono presto, presto, via, basta, non si aspetta tanto, dai. Invece lui arrivò, facciamo un provino e ci presero, facciamo proprio dal gioco. No! Hai dei begli occhi. Tutti e due? E poi? Che poi comunque facciamo il provino e grazie al provino ci presero perché noi gli avevamo mandato in precedenza sì. Anche la cassetta con Cicchito e Pacchito girato in casa sua. E la cassetta non so se l'hanno vista e non gli è piaciuta in cassetta oppure addirittura non l'hanno vista. Grazie a Dio invece facciamo anche il provino e così è partita la televisione. Ok, fottiti! Lo spettacolo che faremo... mi hai detto fottiti! Sì, ti ho detto fottiti! Hai detto fottiti a me? Sì, ho detto fottiti a te! Sì, tu mi hai detto fottiti 3 volte a me! Ti ho detto fottiti 4 volte adesso a te! Sì, te l'ho detto, però te l'ho detto così, sai, metaforicamente, ecco! Non so che cazzo vuol dire metaforicamente. Come me l'hai detto? Te l'ho detto, come dire, in senso relativo, ecco. E però l'energia ce l'abbiamo ancora, siamo ancora per te care. Questo è importante. Sì, anche se lui sta molto meglio ritornare.